Buonasera, sono Domenico Farina che insieme con gli amici Marco Fornero e Gianfranco Costante andrò ad illustrare un webinar che simpaticamente ho denominato Semaforo 3 in Gap. Sono quasi le ore 17, precisamente 16:59 e pochi secondi, di venerdì 17 di agosto. Leggo il disclaimer. Questa diretta ha il solo ed esclusivo scopo didattico e formativo, pertanto non deve essere intesa in alcun modo come consiglio operativo di investimento, né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o simulati, non forniscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance operative future. L'attività di trading speculativo comporta notevoli rischi economici. E chiunque lo svolga lo fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto, gli autori di questo webinar non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni, diretti o indiretti, relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Lo spettatore, pertanto, esonera questo webinar e chi lo ha prodotto, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità ad esso connesso o derivante. Grazie per la vostra attenzione. Procediamo. Allora, webinar Semaforo 3 in Gap. Siamo nella sala amatoriale didattica Free HFT Scalping. Quindi Domenico, che sarei io, assistito da Marco Forner che sta al centro, e Gianfranco Costante, spiegherò come tentare ingressi al mercato contro trend. Ecco, contro trend siamo alle solite con la sfida tra orso e toro. Per chi non conosce perché si dice che un mercato è orso e un mercato è toro, è facile da intuire. Questo è il toro. Il toro in sostanza quando attacca qualcuno lo prende con le corna dal basso verso in alto, ecco perché si dice toro. L'orso invece con le zampate dall'alto verso il basso. Allora, il perché di questo webinar? Chi opera in questa attività sicuramente ha letto o sentito tante volte "Trend is your friend", cioè il trend è tuo amico. E questo è il principio base dell'analisi tecnica. Si vede benissimo qua un trend ribassista, quindi c'ha massimi e minimi decrescenti. Da quest'altra parte, tracciando delle linee, possiamo intuire che ci sono dei massimi crescenti e dei minimi crescenti. Oppure, continuando con la logica che il trend è tuo amico, intanto ci aiutiamo con le più svariate medie mobili e o incroci delle stesse. In buona sostanza, magari quando si dice che si opera in trend, si vende quando i prezzi sono sotto alle medie, si compra quando i prezzi sono sopra le medie. E come si può osservare, in effetti, qua per fare un'operazione long, in sostanza a seconda delle medie che uno inserisce, un poco di prezzi uno se li perde. Andiamo avanti. Premesso quanto fin qui espresso, appare tutto di facile applicazione, ma nei fatti non è così, perché l'aspetto più importante da cogliere è comprendere quando un trend è in esaurimento, anche se per una breve durata, quindi quando è breve durata possiamo dire che non c'è un cambio di trend, ma una correzione di prezzo, oppure inizia proprio un'inversione duratura, proprio il cambio del trend. È quello che noi cerchiamo di comprendere, la cosa più difficile, però è anche la più redditizia, è quella di capire, comprendere quando un trend inverte e inizia un nuovo trend. A tal proposito, nella mia cassetta degli attrezzi prendo già in esame alcuni metodi volti all'esecuzione di operazioni contro trend, tra cui c'è la zuppa di tartaruga, il pattern 80-20 e il Murray. Questi tre pattern sono
stato già oggetto di webinar pregressi riscontabili nel blog bussolaforex@intervista.org. Ma no, chiaramente non ero contento solo di attivare quei tre metodi. Perché? Perché, e vengo subito al dunque, lo studio e il confronto con amiche e amici della sala amatoriale didattica HFT Scalping, che ringrazio tutti, non faccio nomi per motivi di riservatezza e anche per una questione di privacy, ma le persone sanno a chi mi riferisco. Queste persone mi hanno fatto conoscere un indicatore che, associato a tre pattern molto conosciuti della famiglia Reversal, dopo svariati test mi hanno stimolato ad aggiungere alla mia cassetta degli attrezzi anche questa operatività, che simpaticamente ho definito metodo semaforo in gap. Ragazzi, si sente? Non vorrei che magari. Tutto ok, Tranquillo, tutto tutto bene. ok. Ok, perfetto. Ricordo comunque chiaramente ciò nonosta, una volta catturato il trend ben definito e conclamato, applicare i metodi che prevedono l'operatività in trend. Quindi cito alcuni come il nodo di cravatta, la local bar e il K-buy e K-sell, che sono metodi in trend, a favore di trend. Non manca anche l'operatività bidirezionale con il pattern delle candele inside 4 e inside 7. Anche quest'ultimo è riscontrabile nel blog bussolaforex@intervista.org. Adesso non è questa l'occasione per parlare di questi metodi, ma dobbiamo parlare del metodo semaforo 3 in gap. Allora, innanzitutto mi piace sottolineare che, prima di iniziare la spiegazione, non rischiare più dell'1% del saldo disponibile del conto. Se si hanno più operazioni a mercato, massimo rischio 5%. Quindi significa non fare più di 5 operazioni alla fine. Inserire sempre lo stop loss, che deve essere di figura, tenere conto di supporti e resistenze, è psicologicamente confortevole. Inoltre, non dimenticare il take profit, perché take profit non deve incontrare ostacoli di supporto e resistenze, deve essere qualcosa che può essere raggiunto. Inoltre, valutare il metodo Masaniello per una corretta gestione del money management. Ricordo che Masaniello è stato oggetto di webinar con Massimo Mondò, sempre in questa sala. Magari dopo, se c'è tempo, una piccola riflessione, visto che ho visto in sala che c'è Massimo, ci può magari ripetere qualcosina, se lo può fare. Andiamo avanti. Allora, parliamo adesso della lista degli indicatori per l'utilizzo metodo semaforo. Per poter fare questo preferisco andare direttamente sulla piattaforma in modo che si possano leggere meglio gli indicatori prima di procedere alla continuazione della spiegazione. Faccio stop share e prendo il. Mi dite se vedete adesso una piattaforma. Sì. Ho messo una piattaforma demo Sì. e qui in sostanza, come vedete, non ci sono medie, ci sono alcuni indicatori di servizio. Chi li vuole tenere li può tenere, chi ne vuole fare a meno ne può fare a meno. E andiamo a spiegare quali sono gli indicatori. Allora, il tip counter non è altro che questo indicatore che sta sulla destra, è di servizio. Io lo utilizzo perché mi fa vedere il prezzo più grande. Qui siamo su DAX in H1, grazie a Ian Franco. Mi fa vedere lo spread. Qua abbiamo il DAX in H1 e sono in effetti 10 punti. Prezzo più alto e più basso, e mi dice anche quanti minuti occorrono affinché scade il termine di un'ora. Perché sono le 17 e 9 minuti, mancano 50 minuti e 51 secondi per la scadenza.
abbiamo questo indicatore. Questo ce l'ha passato un'amica della sala, ma ce ne stanno anche diversi. Uno l'ha fatto direttamente Marco Fornero. Scusate, mi sono rientrato ora, sono Marco Fornero. Ciao Marco, stavo proprio, guarda, appena ho nominato il tuo nome sei apparso. Ho messo questo indicatore qua perché questo indicatore dà anche gli alert. Adesso lo apriamo e vediamo un attimo perché sta alla base. In effetti, ecco, qui lo puoi commentare tu, Marco, perché tanto è una parte di una tua creatura, diciamo che ce l'hai analogo, oppure Sì. Ianfranco, non ricordo. È semplicemente un indicatore che identifica dei massimi e dei minimi in quei periodi 35, 70 e 200 con una deviazione standard, nel senso che non devono essere proprio minimi, possono essere minimi con un po' di variazione con quella deviazione che c'è di sotto. Questo è semplicemente un indicatore che fa quello, cioè vi segnala le cose che ci sono, i minimi e i massimi. Perfetto, io non ho attivato, diciamo così, questa skip alert message true, mettiamo così falso perché non voglio essere disturbato, quindi si possono mettere gli alert che uno vuole mettere, se li metto su una VPS possono anche arrivare segnali su Telegram. E c'è, diciamo così, un sistema per far passare gli alert alla posta elettronica a un canale Telegram fatto appositamente. E chiudiamo qui, parliamo, e questo è la base. Come vedete qui c'è il 3 perché significa che 200 candele che ha registrato un minimo. Poi dopo andiamo a spiegare altre cose. Poi pattern recognition, ecco qua, questo è free. Anche qui diciamo così c'è uno a pagamento che io non consiglio perché tanto voglio dire importante il 3 che è free, e in sostanza si possono abilitare dei pattern. Ecco, questo sistema io tengo conto solo di 3 pattern, dove ho messo il true, il piercing line pattern, poi lo andiamo a spiegare uno a uno. Poi ho attivato l'engulfing bullish. Poi l'engulfing bearish e come vedete, e poi ce ne sta un ultimo che è il dark cloud, a livello di dark cloud cover pattern. Queste, diciamo così, sono i pattern che ti devono aiutare ad entrare a mercato. Perché sono 3 pattern importanti, reversal, però devono essere contestualizzati nel sistema che io vi sto illustrando. Perché non tutto l'engulfing, non tutte le dark cloud cover, non tutti i piercing pattern io vado a tradare, ma ho inteso tradare solo questi pattern, solo ed esclusivamente dopo 1 o 2 candele a seconda dei casi, quando appare a mio giudizio il semaforo 3. Anche se poi c'è il semaforo 1, il semaforo 2, sono periodi minori, come spiegava prima il caro Marco. Poi ho messo il market corner qui che ci indica l'orario diciamo così, del broker e l'orario anche in cui stiamo, diciamo così, guardando il mercato. Io non metto l'orario perché, dato che posto i grafici nei gruppi Telegram, per essere coerente con l'ESMA, che prevede laddove si segnalano dei grafici, anche contestualizzare il momento in cui viene fatto un esame di un mercato, in aggiunta a tante altre valutazioni. Ma è di servizio questo qua. Se volete sapere come fare per prelevare questi indicatori lo si può vedere, dopo lo facciamo. L'altro invece che utilizzo come filtro è l'indicatore della potenza ed è un indicatore che ha fatto il caro Marco, è quello che ci ha indicato Gianfranco. Se Marco ce lo può spiegare, non ho Sì, ben capito. questo rispetto all'indicatore di forza delle valute, che è un indicatore di forza delle valute,
somma i sette cambi di quella valuta e li somma insieme per dare un risultato. Questo invece è un indicatore che sta a sé stante, è sulla copia, può essere anche su un indice o su qualunque altra cosa, che identifica la forza di quel cambio o di quello strumento rispetto a vari time frame. Come lo misura? Rispetto all'entrata, rispetto al giorno precedente, ci sono una serie di calcoli che fa sì che vi dia la forza di quel cambio, di quello strumento in quel dato momento. Come vedete adesso siamo molto long e siamo in una situazione un po' strana dove c'è un long sull'M5, poi sull'M15 è un po' più tranquillo, insomma siamo in una zona comunque sempre in long, anche in H4 siamo in long, in D1, cioè il giornaliero, siamo in short, quindi stiamo in un reversal su D1, stiamo tornando indietro, diciamo, tutto lì. Ringrazio Marco, molto gentile, grazie. Quindi sono stati spiegati gli indicatori di potenza e di incroci di forza e debolezza, anche se io ne utilizzo tanti altri perché con un altro schermo, con altri sistemi, ne ho aggiunto altri, però qui ci soffermiamo su questo. Avevo promesso di dire come fare per prelevare gli indicatori che sono gratuiti. Questo qui, 3 level semaforo, quindi nella chat del gruppo che partecipa all'HFT Scalping, lo trovate, se non lo trovate sarà messo e lo trovate. Allora, il partenere cognito. Innanzitutto si fa così, si fa visualizza terminale, si va nel mercato, qui abbiamo il mercato, chiaramente bisogna registrarsi, quindi si va su indicatori, abbiamo un po' di indicatori, si va qui su gratis, si scrive qua pattern recognition, pattern. Ecco qua, sarebbe questo qui come indicatore. Adesso non me lo fa scaricare perché l'ho già scaricato. Però come vedete, perché io consiglio di scaricare gli indicatori direttamente dalla piattaforma dove voi intendete applicare gli indicatori? Perché se andate nel sito MQL5 e andate a scaricare o gli indicatori oppure qualsiasi utility o expert, ve lo può mettere su qualsiasi altra piattaforma nel caso in cui avete più di una piattaforma sul PC. Invece così ve lo scarica direttamente sulla piattaforma che intendete applicare l'indicatore. Questo per spiegare un attimo come prelevare l'indicatore, perché tante volte poi io metto il nome dell'indicatore nei gruppi Telegram e le persone dicono non mi funziona, perché se vi dovessi dare l'indicatore che ipotizziamo che lo prendo da qui, facciamo visualizza indicatore, e io vado a prendere un indicatore che fa parte del mercato qui, lo prelevo, no? E ve lo passo, non funziona, perché tutti quelli che sono nel market vanno prelevati direttamente da MQL5, ok? Poi ci ritorniamo su questo grafico. Adesso io continuo con le slide, quindi faccio stop share screen, ritorno alle slide. Vedete la slide adesso dove sta scritto list indicatore per utilizzo metodo semaforo in gap? Sì. Ok, andiamo avanti. Ecco qua. I pattern che conoscete, tanti voi già li sanno, ma chiaramente andando questo video su YouTube ci possono stare persone che magari è la prima volta che vedono questo pattern. Allora, si utilizza, abbiamo detto, il pattern engulfing. Perché pattern? Perché l'engulfing non è una candela sola che va esaminata, ma va esaminata con due candele, quindi ci deve essere un trend, in questo caso per essere un engulfing bullish, un trend in discesa, una candela molto grossa col corpo, le shadow non sono tanto importanti, ma comunque il corpo deve, la candela precedente deve essere contenuta nella candela successiva, in modo che
può essere configurato come bullish engulfing. Nel caso in cui, dopo andiamo a spiegare come utilizzare gli ingressi, l'ingresso può essere fatto sia al massimo di questa candela oppure chiedere una conferma una candela successiva. E poi spiegherò anche un sistema di come andare a entrare con ordini pendenti, che possono essere in questo caso buy stop e l'altro caso sell stop. Chiaramente una cosa è considerare l'engulfing che è al basso, ma se l'engulfing si configura qua sopra e sta già sui massimi, sì, può anche continuare a salire, ma preferisco utilizzare un pattern dal basso in salita che no a metà grafico oppure in alto. Lo stesso vale per la bearish engulfing. Abbiamo un trend rialzista, una candela verde e una candela che, diciamo così, incorpora quella precedente. E questo è il primo pattern. Va bene? Anzi, potrei passare sul grafico e farvi vedere direttamente un trade eseguito con questo sistema su DAX in H1. Ho voluto prima spiegare l'engulfing, faccio stop share screen e andiamo sul grafico. Vedete adesso il grafico della piattaforma? Sì. Ok. Come vedete, questa piattaforma c'è una barra che delimita di colore azzurro, perché nel pattern recognition che ho fatto vedere prima mi chiedeva di mettere i colori, poi ognuno mette i colori che vuole. Bullish pattern color blu, bearish pattern color red, e mi dà anche il nome. In tutto questo scenario ci potevano stare tante altre engulfing. Mi è apparsa proprio qui questa engulfing, la considero valida. Innanzitutto, perché ho messo il grafico a barre e non il grafico a candela? Per andare a individuare meglio l'eventuale gap. Qui diciamo che a livello di gap è proprio misurato, proprio stretto, 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 perché il metodo prevede che ci sia una bella discesa come c'è adesso. Se può segnalare e darmi un aiuto Gianfranco, così evito di passare col mouse da una parte all'altra e quindi mi dà il trend in discesa. Mi segui Gianfranco? Mi sa che c'è da un... Ti ho allontanato un attimo. Vabbè, lo faccio io. No, sono qua, mi hanno parlato la telefonata, perdonatemi. Allora, questo, ok. Perfetto, no, finché poi dopo io cancello tutto. Ok. Si riprende. Quindi il trend in discesa come setup, abbiamo detto prima, candela di colore rosso, engulfing. In questo caso qua noi abbiamo, in poche parole, un engulfing, stavamo spiegando prima nella slide. Quindi abbiamo un trend in discesa, una candela ribassista, un gap down, quindi una candela che apre al di sotto del minimo, ti fa un minimo al di sotto del precedente. Qui magari non è proprio preciso, però quella che vi ho fatto vedere, la candela rossa doveva essere tutta compresa nel corpo, invece qui lasciato no, fuori. Le spike non ha importanza. Ok, non importano. Le spike non ha importanza, è importante sono i prezzi di chiusura. Il corpo è importante a livello per identificare meglio il pattern, proprio il corpo. Non è proprio eccezionale, però ha dato la propria soddisfazione proprio al numero 3, per questo ho detto semaforo 3. Ecco, in questo caso qua... Ma, perdonami, ma i pattern si riconoscono meglio con le candele, non con quelle a barra, sinceramente. No, io lo metto a barre perché col barre vedo, identifico meglio, con la barra a sinistra l'apertura, a destra la chiusura. Posso anche mettere a candela. Perché così non è troppo non è un bel engulf, perché è piccolina piccolina la candela questa qua. No, adesso qua non si vede bene, adesso la faccio vedere meglio da quest'altro lato. Un attimo solo, eccolo qua. Io, questa è la candela rossa, questa qua. Ma l'apertura e la chiusura sono molto vicine, quindi quello può essere. L'ho detto prima che l'apertura
è quasi simile, diciamo così, non è proprio perfetto, però questo è un engulfing. Ma è normale che un'apertura di una candela verde sia di fatto una chiusura di una candela rossa, almeno di piccoli gap, diciamo. Quindi sì, è evidente che due candele consecutive avranno sempre o un'apertura o una chiusura quasi combacianti. Sì, hai perfettamente quello, sì, questo, quello, sì. Questo in sostanza, in particolar modo nel Forex, nei giorni quando non ci sono delle new importanti, ma se ci sono delle new importanti, questi gap te li fa, come te li può fare all'apertura dei mercati del lunedì. Però se questo sistema, per chi ha la possibilità di poterlo fare, di operare su titoli azionari o mercati diversi dal Forex, è più frequente, diciamo così, andare a individuare questi pattern in gap. Io lo sto facendo sul Forex per i problemi legati alla leva, perché per coloro i quali magari sono assoggettati alla leva massima, che è 30, ma se va a operare sui mercati borsistici la leva è ancora più bassa. Chiaramente le osservazioni che Massimo Montocchi ha fatto, anche Gianfranco, sono più che legittime e condivido pienamente. Poi dopo andrò a spiegare meglio l'ingresso. Era semplicemente per farvi notare che quell'indicatore che vi ho fatto vedere prima ha identificato questo pattern. E il pattern che io vado a prendere in esame, a valutare, è proprio questo qua. Poi chiaramente in prosieguo ci sarà un altro webinar. Siamo in attesa che ci venga fatto un webinar dall'amica Maria Gabriella, dove si opererà con altri criteri, forse con l'aggiunta anche dei pattern si potrà ulteriormente integrare il metodo di acquistare dai minimi o vendere dai massimi. Questo era un primo approccio per andare ad utilizzare tre pattern contro trend, contestualizzandoli con il semaforo 3, perché quando si fa teoria, si fa scuola, si dice engulfing, voglio dire, tutto è engulfing quando incorpora una candela precedente, lo stesso può rivelarsi per altri pattern reversal, però questo è il contesto che io vedo un poco meglio. Adesso ripasso di nuovamente alle slide. Comunque vi ringrazio per aver sollecitato il confronto, è molto importante. Allora andiamo qui, passiamo qua. Vedete di nuovo la slide dell'engulfing? Sì. Ok, andiamo avanti. L'altro pattern è questo qua, è il dark cloud cover pattern, che chiaramente, diciamo così, è il contrario del piercing pattern. E vi dico subito che il dark cloud cover esiste solo in versione ribassista. Non è come l'engulfing, perché in effetti non incorpora la candela precedente, ma anche questo qua deve fare, come l'engulfing, un gap up, o chiaramente deve, poi dopo alla fine diventa una candela rossa, poi diciamo che questa bianca sia up sia verde, poi diventa rossa perché chiude al di sotto dell'apertura, e deve, diciamo così, essere almeno del 50% la chiusura del range della candela precedente per poter essere un pattern da utilizzare. In questo caso il semaforo 3 lo dobbiamo trovare nella parte alta per fare un'operazione short. Quindi abbiamo detto l'engulfing incorpora la candela precedente, invece il dark cloud cover non incorpora, però comunque deve essere una candela che deve fare un gap up. Poi dopo andiamo a vedere dei grafici dove con l'indicatore che vi ho segnalato ci segnala anche il dark cloud cover pattern. È chiaro fino adesso questo concetto della dark cloud cover? Sì, non capisco, sì, solo sì. Perché è un indicatore che trovi ribassista. Solo per, sì, perché, solo per, perché c'è il gap. Il gap non potresti averlo anche in down?
Sì, però, sì, però... Che cosa dicevi, Massimo? Ripeti che no, perché questo pattern lo trovi solo come... Sì, questo pattern esiste solo in questo caso, perché l'opposto, diciamo così, si chiama in altro modo. Gli ha dato un'altra denominazione. Ah, ok. E è la stessa cosa, però si chiama differentemente. Sing pattern, che è il contrario del dark cloud cover, perché è la versione long. Ah, ok, ok, ok. Ha solo un nome diverso, ok. Esatto, sono la stessa cosa. La stessa domanda tua, però chiaramente poi studiando riesci a comprendere determinate cose. Ok. Ecco, qui ce l'abbiamo tutte e due, guarda. Come abbiamo detto, ci abbiamo qua in alto il Dark Cloud Cover, quindi in sostanza ti fa l'apertura qui in gap, e poi ti chiude al sotto, superiore qua al 50% l'altra candela, e questa è per lo short, quindi è daily. Comunque è una candela daily questa, questo caso qua è daily, però può essere utilizzata non è detto che è daily time frame. Okay. Noi consideriamo da H1 in poi, perché abbiamo in animo insieme con Maria Gabriella, che in sostanza appena sarà possibile, senza che adesso vado a menzionare le cose che ci siamo dette, perché sarà oggetto di un webinar che ci farà personalmente lei, io la potrò assistere come ci potrà essere altri amici. Questo invece è il piercing. Come vedete, il piercing è l'opposto del dark cloud cover, è la versione rialzista, quindi apre al di sotto della candela precedente, no? Il trend qui è discendente, poi la candela diventa verde perché chiude, diciamo così, a un prezzo superiore all'apertura. Scusami, una domanda. Il prego. Gap deve essere superiore anche alla shadow, o può essere, basta che sia gap e basta? Alla chiusura. No, no, deve essere il gap e basta. Deve aprire, diciamo così, al di sotto della chiusura. Uh-huh. Perché in sostanza ci deve dimostrare, deve essere poi un gap non confermato, non viene confermato perché poi risale, no? Apre in gap, poi dopo alla fine poi riparte. Devo anche aggiungere, e questo diciamo così sarà quanto sarà possibile un aiuto da parte di Gianfranco, da parte anche di chi sta utilizzando i volumi, danno ancora una maggior concretezza e profittabilità se abbiamo in questo caso nel trend short con la candela rossa, vanno a diminuire i volumi di vendita, e a destra quando si forma la candela verde ci sia un aumento dei volumi. Però questa è un'altra storia. Io in sostanza, chiaramente per la metà 3 e 4 ci sono dei problemi perché i volumi sono solo quelli del broker, però mi avvalgo dell'indicatore di prima come filtro, che riguarda la potenza che spiegava prima Marco, e dell'incrocio delle valute. Poi chiaramente per quanto riguarda altri mercati, lo stesso indicatore che ha fatto Marco, prendiamo come punto di riferimento lo yen, e questo lo andiamo a spiegare dopo, ho fatto una slide di conseguenza. Andiamo avanti. Allora, qui abbiamo un pattern short, qui se vedete, si riesce a vedere il punto 3 del semaforo qui, qui si vede, abbiamo un engulfing, che è una candela successiva, diciamo appunto 3, ma è la candela diciamo così verde, quindi qui abbiamo un trend long come setup, l'abbiamo detto prima, no? Quando ci troviamo di fronte a una engulfing short, il setup deve essere un trend long. Poi abbiamo il semaforo 3, poi dopo abbiamo una candela verde. Come vedete qua l'engulfing ha, diciamo così, in questo caso anche le spike l'hanno determinata, il massimo e il minimo della traccia in questo modo, e poi dopo insomma ha fatto altre tre candele short, voglio dire, partendo diciamo così, diciamo dal minimo, poi andiamo a spiegare. Questo è un esempio del dollaro canadese in H1 dopo il semaforo 3 con engulfing short. Quindi abbiamo visto la versione short. Allora,
Qui invece abbiamo il pattern Dark Cloud Cover Short. Sono andato a misurarlo, a vedere. In questo caso qua, come vedete, il trend è long. Faccio una linea long qui, eccola qua. Questa candela qui viene dopo una candela verde. Non è in engulfing perché non assorbe tutto il range della candela precedente, però è, diciamo così, al 50% della precedente candela. Non ha aperto in gap. No, ha aperto in gap qui, sì. Qui adesso proprio non si, è millimetrico, diciamo, come diceva prima Massimo, e dicevate pure voi, è proprio, diciamo così, quasi... Io sono andato a guardare i prezzi USCAD. USCAD ha fatto un massimo di 1.131.711, dopo lo andiamo a vedere sul grafico direttamente. Adesso spieghiamo un attimo così, poi lo andiamo a guardare. Poi, qui invece abbiamo il piercing pattern long. Qui non appare il punto 3 perché l'ho tagliato, ed è quello che abbiamo. Ti fa entrare un po' in sofferenza e poi dopo riprende il trend. Abbiamo un trend in discesa con, diciamo così, con una piercing line, in questo caso qua, a livello di operatività. Non incorpora il massimo della candela precedente, però alla fine qui, voglio dire, il gap non possiamo dire che non c'è stato, no? Qui il gap si vede bene. Voglio dire, qui non possiamo dire che non c'è, qui è addirittura un'esagerazione rispetto ai precedenti, voglio dire. E poi dopo, alla fine, poi riprende il trend long. E questo è il piercing pattern long, che abbiamo detto prima, è il contrario del dark cloud cover, che è short. Andiamo ancora avanti. Qui mi sono divertito che ho preso, diciamo così, il Cagaran, il Francia 40 in H1 long con engulfing long. L'avevamo qua, anche qui, non è proprio preciso in questo caso qua, però ci siamo lo stesso. Ho anche messo la freccetta, il trend in discesa, punto 3, alla fine poi qui ho messo la freccia, il trend poi se ne va. Ma partiamo sempre da una situazione... Non utilizziamo questo pattern quando appare qua, per esempio qui c'è un dark cloud cover, ma non lo prendiamo in considerazione, anche se ti fa un trend long, però abbiamo, cioè io personalmente preferisco più avere, diciamo così, uno stop loss limitato a una sinistra libera. 200 candele, sì, con un minimo confermato, diciamo. Esatto, insomma, più importante. Meglio se magari questo minimo trova la corrispondenza con un altro minimo a sinistra, un doppio, un triplo minimo, come vada anche per... Domenico, ti sentiamo un po' a scatti, almeno io ti sento un po' a tratti. Ok, allora ripeto, dico, è meglio ancora quando il punto 3 coincide con un punto di congiungimento sulla sinistra per un doppio minimo o un triplo minimo. Se parliamo di minimi oppure con i massimi, parliamo dei massimi. Adesso hai sentito meglio? Sì. Okay. Allora, questo invece è il DAX. Questo è il DAX, che in effetti quello che vedete anche in questo caso qua. Non ti si sente più. Mi sentite adesso? Adesso sì. Quindi mi devo avvicinare di più qui, vicino al PC. Ecco qua, anche questo qua. È un pattern che parte da 3, diciamo, si parte un po', poi... Non ti si sente più di nuovo. Non ti sente più. E che succede? Un attimo solo che vedo di mettere la cuffia. Chiedo scusa, vediamo un po' se con le cuffie si sente. Così va bene. Con le cuffie sì. Adesso mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Allora, andiamo avanti. Allora, riepilogo delle caratteristiche. Quindi, dark cloud cover, in modo che le persone possano bloccare il video e andarsela a ripassare. Solo short e speculare al piercing pattern che è low. Quindi, le fasi da osservare sono, e non è altro che poi il setup. Quindi, trend up, candela rialzista con il semaforo,
step up, ma deve chiudere down. La candela deve chiudere, perché noi partiamo in effetti dall'alto, la candela deve chiudere rossa, quindi una candela di bassista. La chiusura del 50% del range, almeno il 50% del range, la candela di cui punto 2, la candela di alzista. E la stessa cosa vale per l'hangout 15 short. È chiaro? È chiaro? Sì, sì. Domenico, l'audio tuo comunque è un po' traballante, a volte va e viene. E noi dobbiamo fare una piccola pausa un attimino e vedere se sale il problema. No, non lo so, a volte mi sembra buono, però a volte... Adesso mi sentite? Mi sentite? Sì, sì. Ok, andiamo avanti. Riepilogo caratteristiche slide 2. Parlo adesso del piercing part and long. È cattiva la voce. Adesso si sente meglio? Oh, adesso perfetto. Sì. Ah, ok. Sì. Ok, piercing part and long è speculare al dark cloud cover che è solo short. Quindi le fasi quindi sono speculari all'altra, abbiamo il setup con trend in discesa, quindi una candela ribassista con il semaforo, poi dopo abbiamo un gap down, ma chiude up, chiude in alto, quindi con una candela rialzista, chiusura 50% del range della candela di cui al punto 2, e vado lo stesso per engulfing long. Ok. Quali sono i filtri che bisogna utilizzare? Ne avevamo parlato già prima. Quindi non operare in concomitanza con le news importanti da calendario economico. Attesa, conferma, direzione auspicata al cambio sessione temporale. Io dico si può applicare la regola del 4. Ho messo l'asterisco qua. Ad esempio se si visiona H4 e si attende la conferma in H1, quindi l'ingresso in H1. Oppure se si visiona l'H1, si può andare a prendere una conferma in M15, trend in questo caso, se long una candela verde, se short una candela rossa. Per il Forex utilizzare incroci di forze e debolezza valute e l'indicatore di potenza che spiegava prima Marco, che poi qui vi ho ripetuto l'immagine, questo è quello della potenza e qui invece è uno degli incroci. Per gli indici avvalersi della valuta giapponese, perché è considerata la valuta giapponese una valuta rifugio. Che cosa significa? Non è sempre così, però quando siamo in un mercato con avversione al rischio, essendo i mercati, non è che le masse monetarie si creano, ma si spostano come vasi comunicanti. Quindi significa che se le borse cadono, gli indici cadono, vuol dire che si vende dalla borsa, ma dove vanno a finire, diciamo così, le monete, la base monetaria? O vanno a finire nei bond, quindi che sono, diciamo così, obbligazioni, quindi un mercato con un minor rischio, oppure nello yen che ha dei tassi di interesse molto bassi, quindi è considerato una moneta rifugio. Ecco perché si illumina di verde lo yen. Se siamo su un mercato del DAX, dopo ci andiamo, si illumina. Ecco, ci posso andare adesso sul DAX? Ci sono, e così vedete subito come è messo, diciamo in questo caso, il DAX con lo yen, che non è propriamente illuminato, però dà già la direzione. Andiamo a vedere. Stop share. Share screen. Vedete il grafico? Sì. Questo è il grafico del DAX in H1. Vedete questa candela qua di colore verde? Significa che il mercato sta salendo, va bene? Questo l'ho settato, è di 1, però in effetti in H1. Lo yen, diciamo, c'è una debolezza 4, se vogliamo dire, definirlo. Però il trend è in discesa, lo yen. Significa, lo yen si sta vendendo. In questo caso è l'incontrario, no? Si sta vendendo. Quindi c'è propensione al rischio, quindi c'è un travaso dalla moneta rifugio yen alla borsa dove sta salendo il DAX, diciamo così, sono le 17.43, da quando è iniziato l'ora, quindi dalle 17, il mercato sta registrando una candela verde. Questo per spiegare prima il mercato risk-on-risk-off, tenendo in considerazione lo yen. Però qui l'indicatore che ha fatto Marco lo vado a rappresentare,
così ce lo spiega lo stesso Marco. Se gli metti 0 viene... Eccolo qua. Se gli metti 0 viene la forza dello yen su quel time frame, dove c'è periodo di calcolo, puoi mettere current, e poi se sei in H1 minuti precedenti metti 10 o 20, insomma. Ok. Aspetta, poi metti 0,5, poi metti... Sì, ok, dai così. Faccio ok. Allora, vedete che lo yen è bassissimo in quest'ora, è bassissimo, e per cui il DAX sale. C'è una debolezza che si vende. Lui, ecco, è diventato proprio rosso perché Marco ha messo un delta di valore di sembra 2. Quanto è sotto 2 si illumina di rosso che si shorta. Quindi noi qua abbiamo in M5, in M15 c'è una potenza short, diciamo così, però nei time frame un poco più ampi, long, adesso sta facendo bianco perché siamo quasi in laterale. Però questo è per spiegare prima perché io dico come filtro si utilizza l'incrocio di forza e debolezza, poi dopo uno dice gli incroci, ma col DAX con che cosa incrocio? Col DAX, diciamo così, si è avuto l'intuizione di andare a pescare una valuta rifugio, che potrebbe essere anche un'altra valuta. Andiamo a mettere il dollaro per curiosità, vediamo che cosa ci dice, tanto stiamo qui a fare delle prove. Dice di mettere... A posto di yen ci metti USD. Sì. USD, e vediamo un po' con il dollaro come siamo combinati. Anche se lo yen risponde meglio, vediamo un attimo. Ecco, anche il dollaro, qui vediamo sia il dollaro che lo yen. Non si illumina, però lo yen lo vediamo lo stesso. Ecco, abbiamo la possibilità di guardare sia il dollaro che lo yen, anche il dollaro valuta rifugio. Quindi in questo momento si sta vendendo perché il mercato è rialzista. Chiaramente non sempre è così, ma abbiamo sperimentato nella sala HFT Scalping facendo delle operazioni per coloro che sono DAX dipendenti, utilizzando molto bene questo indicatore. Adesso passiamo ancora alle slide. Vediamo un attimo. Si vedono di nuovo la slide di prima? Sì. Ok, grazie, grazie. Allora. Posso chiedere come è correlato a loro? Allora, andiamo ancora avanti. C'era una domanda, Domenico, credo. Sì, non... di Erminio, ho sentito la voce. Buonasera, sì, buonasera. Ciao. Volevo sapere come è correlato a loro il DAX. Il DAX come è correlato a loro? Chiaramente l'oro dovrebbe essere una valuta, un bene rifugio, quindi dovrebbe scendere in questo momento. Però voglio dire, noi ci atteniamo alla moneta, meno, diciamo così, alle commodity. Lo vai a vedere, se posso anche andare a vedere qua, solo per curiosità, andiamo direttamente a vedere il mercato per accontentare l'amico. Allora, per l'oro, questo è l'argento, eccolo qua. Siamo in H1, l'oro sta scendendo, vedi? Quindi la borsa sta salendo e l'oro sta scendendo. Quindi lo stesso bene rifugio che c'è travaso dall'oro al DAX. Ma attenzione, queste correlazioni di mercato, risk on, risk off, bisogna sempre prendere con le molle, che sono valutazioni più macroeconomiche. Io consiglio di tenere in considerazione più lo yen perché lo abbiamo, diciamo così, sperimentato. Adesso vi volevo far vedere alcune coppie. Domenico, scusami, sì. Quando si parla di correlazione ovviamente non si parla mai di correlazione 100%. Assolutissimamente. In genere si dà anche una percentuale di correlazione, giusto per completezza. Certo. Dire, è correlato all'80%, 90%, sì, sono due correlazioni diverse. Perfetto, ti ringrazio per questa precisazione, perché se fosse 100% sarebbe la stessa moneta, lo stesso bene. A tal proposito, esistono degli indicatori, non ce l'ho su questa piattaforma ma su un'altra, che si chiama correlation, che parte da -1 a +1.
quando, quando sono strettamente correlate, in effetti si avvicina all'unità, l'unità come se fosse 100, quindi quando si avvicina a 0,70, 0,80, no? Che non è, può essere mai l'unità, mantenendo il concetto del valore 100 che hai espresso tu, caro Massimo. E in questo caso sarebbe utile mettere anche, diciamo così, sullo stesso grafico, con un'opportunità, un altro grafico, dove uno vede come si distanziano, diciamo così, le candele, ma questo è stato oggetto di un altro webinar che riguarda proprio l'operatività, e in particolar modo si utilizza per lo spread trading, esatto, con le bande di Bollinger, eccetera, ma è un'altra storia questa, sì, qua. Allora, qui ho messo l'euro-dollaro in H1. Come vedete, euro-dollaro in H1, anche qua, non è proprio strettamente in gap, però... Io non vedo più lo schermo, però, Domenico, vedo solo la schermata con la slide. Ok, hai fatto bene a dirlo, perché poi sono stato interrotto e... Eccolo qua, adesso sì. Allora, quindi, prima, quando ho messo l'oro, non l'avete visto? No, non l'abbiamo visto. No. Ah, perdonatemi, adesso, perché... volevo rispondere, diciamo così, a Erminio, sono andato direttamente su grafica, non preoccupandomi di andare a vedere. Ecco qua, quando io ho detto l'oro, ecco qua, vedete la candela rossa, vedete, è in H1, sì, no? Sì, sì, sì. E per rispondere a Erminio, perché avevamo un DAX che saliva, e quindi con l'oro sta scendendo, anche se insomma io non lo prendo proprio come punto di riferimento. Ok, allora io ritorno adesso sempre sul grafico, sull'euro dollaro, per far vedere questo semaforo 3, ricorda 200 periodi, con una candela engulfing quasi, per carità, voglio dire, però il trend c'è stato, voglio dire, da questo punto di vista. E qui io sono andato a vedere con la lente di ingrandimento il minimo, è stato 1.130.10 questa candela qua, lo possiamo vedere, lo vedete sulla sinistra, quindi ha fatto un minimo di 1.130.10, va bene? Quest'altra qua invece come minimo ha registrato 1.130.22, no? Sì. 1.130.22, insomma parliamo di due pip, no? Voglio dire, insomma, poi possiamo essere proprio contenti di ragionieri, voglio dire, è un problema, però dal punto di vista dell'operatività si poteva rischiare, e poi ha dato ragione, voglio dire, questo era l'euro dollaro, e possiamo dire che questo qua, diciamo così, è stato una buona operazione. USD CAD l'andiamo a vedere qui, eccola qua, e qui invece abbiamo una dark cloud cover, che abbiamo detto che è ribassista, e qui in effetti siamo al 50%, e in effetti poi il trend in discesa lo ha fatto a livello di operatività secondo questo sistema. Poi ho visto una candela, quando ho preparato, qui c'è stata una bearish engulfing. Se stava sul punto 3 come questa, sarebbe stato eccezionale, perché in effetti ha fatto proprio una discesa enorme. Ma qui c'era la notizia, probabilmente, quindi era un'operazione che non si sarebbe fatta. Ecco, avete delle domande da fare? Perché io sarei, diciamo così, esaurito, diciamo, il webinar, perché è quasi un'ora, quindi un tempo giusto per poter, diciamo così, far sì che le persone non si annoiano di vedere questo webinar. Avete di nuovo le slide, vero? Sì. Sì. Ok, quindi se non avete domande, io in effetti chiuderei qua il webinar. Marco, c'hai domande? Gianfranco, c'hai domande? No. No? Tutto a posto? Direi che va bene. Ok. Allora, andando tutto a posto, io vi saluto, Marco Fornere, Gianfranco Costante vi salutano. Buonasera. Al prossimo webinar, spero che il prossimo webinar possa essere quello di Maria Gabriella, che lo stiamo aspettando con molta ansia, anche perché l'amico Marco Fornero,
ha predisposto un pannello che ben si sposa con il semaforo 3, però questo sarà oggetto di un webinar successivo tenuto da Maria Gabriella. Io termino la registrazione, ringrazio tutti i partecipanti e coloro che vedranno il webinar registrato. Buonasera a tutti e buon fine settimana. Buonasera. 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 Ciao, ciao.